Partita d'andata sancì la prima sconfitta stagionale del Trastevere. Questa potrebbe diventare la prima vittoria in casa del nuovo anno e non solo. Due squadre caldissime, galvanizzate dalla sosta e con un trend positivo aperto. Trastevere Alma Juventus Fano per continuare la rincorsa, poi palla lunga. Presidia bene la zona Santo Vito, poi stop mancino pulitissimo di Tortolano, quindi lancio lungo. Calderoni può alimentare servendo Bertoldi, occasione per il Trastevere, col destro Bertoldi, si divora l'1-0. Palla ovviamente a centro area, salta Massimo, palla pizzicata, Semprini. Area. Cross col destro ad uscire per Calderoni, colpo di testa che non inquadra lo specchio, solissimo, non ha neanche avuto bisogno di saltare, palla fuori. Tanke Niang, Serges, zona tiro col mancino, ci prova, campionato. Tanto forse fallo di Cervoni, poi di controbalzo ci ha provato Nappello. C'è la seconda, Tortolano. Sul primo palo, palla deviata e poi respinge in porta Daniele Crescenzo. Lotto, fa 8 in campionato e porta avanti il Trastevere. E poi si va, fischio e battuta sul palo lungo e poi il colpo di testa forse di Schiaroli. Perfezionare il disimpegno ma trova solo Calderoni che al limite allarga da Bertoldi, può puntare, ne ha due davanti, li sfida entrambi, cerca il fondo, trova il cross per Alonzi che interviene sul primo palo, non trova la porta. Attaccano ovviamente primo, secondo, centro area, palla che arriva a Schiaroli. Cervoni mette il mirino inizialmente verso Alonzi, poi trova addirittura la porta. Crescenzo si muove tra le linee, il 7, si è buttato nello spazio anche Calderoni. Bertoldi in buca per Cervoni, sul fondo riesce a metterla per Alonzi, ha toccato Bizzini. Alonzi fa scorrere verso Bertoldi che rientra sul sinistro, poi arriva da Crescenzo, doppio tunnel. Alonzi, lato corto dell'area, appoggio per Crescenzo che calcia col sinistro, la doppietta dell'otto, ne ha fatto uno all'andata, ne fa due al ritorno, raddoppia il Trastevere, il mancino che potrebbe dar sicurezza alla squadra di Cioci, 2-0. In un secondo momento Severini è destro e perde un tempo di gioco, riesce a scaricare dietro per il 14 che trova la conclusione. Semprini allontana regolarmente la... Anche questa occasione per Alonzi. Santovito non trova il pallone, poi ha lisciato Berardi, Drolè di fronte a Semprini, lo scarta e trova il gol il Fano. C'è ancora partita, il gol di Drolè. Pedro guarda il cronometro, fischia tre volte dal 13 novembre contro il Chieti. Il Trastevere non vinceva in casa, torna a farlo contro il Fano, lo fa ancora 2-1. Decide la doppietta di uno strepitoso Daniele Crescenzo, coadiuvato da un super Federico Alonzi. Trastevere torna a vincere, ritrova i tre punti, va a 38 in classifica e ritrova una tranquillità che in casa aveva un po' perso.